se quella matta della peste Giacomo non mi fa incazzare ancora, ancora oggi, perché vorrebbe la ministra dell'ambiente, lo dico perché sono un po' arrabbiato, perché ce l'ho fatto tutta la notte, quindi ve lo dico veramente, l'incentivo, siccome ha un decalage mese a mese, va dato, a mio avviso, modestissimo, nel momento in cui si aggancia la rete. Nel momento in cui tu metti giù il campo, metti giù i tuoi pannelli, metti l'inverter, metti la cosa, nel momento in cui ti attacchi al controllo dell'Enel, l'Enel contrassegna, cioè dà certificazione del fatto che tu hai fatto effettivamente i campi fotovoltaici, hai investito sulle macchine, a quel punto io ti do l'incentivo. Qualcuno, qualche estremista, purtroppo alla mente ce ne sono annidati un bel po', qualche estremista vorrebbe che l'incentivo venisse fermato nel momento in cui io mi autocertifico la conclusione dei lavori. Io non intendo dare gli incentivi nel momento in cui qualcuno mi dice ho finito i lavori, a parte il fatto che noi non abbiamo strumenti, perché il GSE non ha strumenti dell'autocertificazione, consentitemi di dubitare, non in Lombardia per l'amor di Dio, ma in qualche altra parte d'Italia qualche dubbio sull'autocertificazione ce l'ho, e quindi non vorrei che si instaurasse questo grande straordinario meccanismo in cui uno dice vado in banca, poi io fra due mesi ho l'impianto, tu dammi i soldi. Ma quanti soldi? Ma io becco i soldi nel momento in cui certifico la fine dei lavori. Poi questo non fa i lavori, si attacca dopo un anno, perché ha dei problemi di qualsiasi tipo, intanto il suo incentivo è bloccato nel momento in cui gli ha certificato la fine dei propri lavori. Trovo che sia un meccanismo inaccettabile. Siccome alcuni di tuoi invece mi rompono le palle su questa cosa qua, dire perché non può funzionare questo sistema. No, ma l'ha detto il tuo presidente. L'ha detto Guerrieri.